ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Il Palermo è tornato ad allenarsi ieri mattina al terreno onorato di Bocca di Falco in vista della sfida di domenica contro il Genoa. La squadra rosanera ha sostenuto agli ordini di Fabio Viviani una partita d'allenamento a tutto campo. Norbert Balog si è allenato regolarmente con i nuovi compagni, mentre Roberto Vitiella ha proseguito l'attività di riatletizzazione, terapie invece per Francesco Bolzoni. Intervenuto in conferenza stampa, il neo difensore del Palermo Thiago Čonek racconta così le sue prime sensazioni dopo l'arrivo in rosanero. Ascoltiamo le sue parole. Ho avuto questa grande opportunità, volevo ringraziare i presidenti del Palermo, i direttori, il mio procuratore in Modena che mi hanno accontentato e mi hanno dato questa opportunità che voglio prendere con tutte le mie forze. Gustavo Barros Schieloto, fratello del prossimo allenatore del Palermo, che in Sicilia vestirà la carica di vice, ha parlato della sua esperienza in rosanero, pronta ad iniziare. Con il Palermo abbiamo un contratto di 1 anno e mezzo, spiegato Gustavo Barros Schieloto. Affronteremo questa nuova avventura con lo stesso staff che abbiamo avuto al Lanús. Per noi è importante lavorare con il nostro staff, c'è anche la possibilità di aggiungere al nostro staff un italiano dai loro, che sarà Fabio Viviani, per discutere meglio di tattica, e questo è sicuramente un bene per tutti noi. Sarà Domenico Ceri della sezione di Bari a dirigere la sfida di domenica tra Genoa e Palermo. Gli assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Claudio Larocca di Ercolano. Quarto ufficiale è Riccardo Di Fiore di Aosta, mentre gli arbitri addizionali saranno Paolo Tagliavento di Terni e Gianluca Aureliano di Bologna. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.